Cominciamo lo svolgimento. Innanzitutto i primi due punti del problema sono di tipo matematico, mentre invece i secondi due sono di fisica. Infatti il testo introduce le tre correnti, poi toglie questi tre fili e ci mette un campo magnetico esterno. Cominciamo quindi dal primo punto di tipo matematico. Sono date queste due funzioni, la prima è chiaramente una parabola, o meglio un fascio di parabole con infinite alle due parabole perché sono due parametri liberi A e B, quindi una doppia infinità di famiglia di parabole. La funzione G è più complicata. I due parametri, qualsiasi siano il loro valore, valori reali tranne A uguale a 0, permettono alla G di avere un massimo e un minimo assoluti, dobbiamo dimostrare questo. La funzione G è una combinazione, una retta che moltiplica un esponenziale decrescente. Decrescente perché è al limite più o meno infinito, quindi all'estremità a destra e sinistra del grafico. Questo esponenziale tenderà a zero, portando a zero tutto il valore della funzione. Infatti la funzione G ha un limite per x che tende a più infinito, ma anche x che tende a meno infinito, limiti pari a zero, che poi tende a zero da sopra o da sotto, o viceversa da sotto o da sopra, in base al segno di A. Cioè se A è un parametro di valore positivo, la funzione si schiaccia a zero da sopra al più infinito e da sotto al meno infinito, e viceversa se A è negativo. Ma questo è un dettaglio di poca importanza. L'importante è che la funzione ammetta asintoto orizzontale, coincidente con l'asse x, sia all'estrema destra che all'estrema sinistra. Siccome poi la g è una funzione continua, in quanto combinazione di funzioni continue, una retta che moltiplica un esponenziale, allora ammette per il teorema di Weierstrass massimi e minimi assoluti in qualunque intervallo chiuso e limitato del tipo CD. Noi potremmo estendere questo intervallo di ampiezza infinitamente grande, portando all'estrema sinistra e all'estrema destra i due estremi dell'intervallo, e la funzione assumerebbe valori in questi estremi sempre più piccoli in valore assoluto, perché appunto la funzione si schiaccia al più e al meno infinito o a zero, si schiaccia sull'asse x. Quindi potremmo far diventare la funzione in modulo minore di un qualsiasi epsilon piccolo a piacere, sia all'estrema sinistra che all'estrema destra, in corrispondenza di questi due estremi dell'intervallo che ho chiamato C funzione di epsilon e D funzione di epsilon. In pratica questa è la definizione di limite sia a sinistra che a destra. Quindi in pratica, almeno a livello intuitivo, abbiamo dimostrato che la funzione ammette massimo, almeno un massimo o un minimo assoluti. Possiamo comunque eseguire anche una dimostrazione più rigorosa, calcolando la derivata prima della funzione g e di conseguenza il suo segno, per vedere dove la funzione g presenta dei massimi o dei minimi relativi, che poi vedremo saranno anche assoluti. Quindi deriviamo la funzione g, che è il prodotto di due funzioni, quindi regola di derivazione del prodotto, la prima funzione derivata per la seconda non derivata più viceversa. Quando deriviamo la prima funzione rimane a e l'esponenziale non derivato, quindi eccolo, e invece quando poi la prima funzione la lasciamo identica, non derivata, e deriviamo l'esponenziale, che è l'esponenziale stesso ma è una funzione composta, quindi dobbiamo andare a derivare anche l'esponente. Raccogliamo questo esponenziale e nella parentesi rimane una cosa che ho chiamato P, perché è una parabola, o meglio è una famiglia di parabole dipendenti da due parametri A e B. Svolgendo i calcoli, infatti, si vede l'espressione di una parabola di primo coefficiente meno 2A, questo è il secondo coefficiente, questo è il termine noto. Quindi la derivata della funzione G è la moltiplicazione di questo esponenziale, che è sempre positivo, per una parabola. E perciò il segno della derivata sarà uguale al segno della parabola, che è una parabola con la concavità in basso. Cambiando il suo segno, la derivata di g sarà maggiore o uguale a 0 se invece questa parabola, che è di segno contrario a quella calcolata prima, sarà minore o uguale a 0. Quindi dobbiamo vedere quando questa parabola, che ha il segno cambiato rispetto a questa, è minore o uguale a 0. Questa parabola con la concavità in alto le chiamo meno p. Perché è l'opposta di questa, e vado a studiare il segno di questa parabola con la concavità in alto. Cerco di vedere se ha delle radici, degli zeri, quindi calcolo il discriminante, o meglio il discriminante ridotto delta quarti, quindi prendo questo coefficiente senza il 2 al quadrato meno a per c, quindi meno questo coefficiente per l'altro, e ottengo questa espressione in ab,
dove raccogliendo i termini simili posso scriverla in questa maniera, ma vedo anche che si può scrivere come somma di quantità positive. 2a al quadrato più il quadrato di questo binomio, quindi sicuramente questo discriminante sarà maggiore di 0. Non può essere nemmeno uguale a 0 perché tra le condizioni c'era che a non poteva essere nullo. Quindi qualsiasi siano i valori reali di a e b con a diverso da 0, sicuramente il discriminante è positivo. Questo vuol dire che la parabola meno p ammette sempre due radici per qualsiasi coppia di parametri a b. E l'ho scritto qua, la parabola ha sempre due zeri, cioè due radici x1 e x2 dipendenti dai parametri a b. Quindi possiamo studiare il suo segno, queste sono le due radici dipendenti dai parametri a e b. E la parabola meno p era quella con la concavità in alto, quindi è positiva all'esterno delle radici perché è fatta in questa maniera, è negativa all'interno, ma la derivata di g era positiva dove la parabola meno p era negativa, quindi la g' è positiva in mezzo e negativa all'estremità. Ma una g' negativa vuol dire una funzione g che decresce, e una g' positiva una funzione g che cresce. Quindi la funzione g diminuisce, cresce e diminuisce di nuovo. Mostrando quindi un minimo relativo in corrispondenza della prima radice della parabola P e un massimo relativo in corrispondenza della seconda radice. E essendo questo minimo relativo l'unico minimo che ammette la funzione G e questo massimo relativo l'unico massimo, allora il massimo e il minimo relativi sono anche assoluti. Quindi in definitiva questa funzione G si schiaccia sull'asse delle x al meno infinito, poi scende per avere questo minimo relativo e assoluto, risale per portarsi invece verso il massimo relativo assoluto, per poi riscendere e schiacciarsi di nuovo sull'asse x per x tende a più infinito. Quindi ha un andamento di questo tipo.